della stampa per l'opportunità che ci dà di far conoscere la nostra azienda e di illustrare come sarà gestita la sosta nel comune di Poggio Marino. Che si può utilizzare, si chiama Appofonsi, e diciamo, la comodità di essere utilizzata da tutte le piattaforme possibili di sistemi operativi del telefonino, quindi è disponibile per la versione per Android, per iOS, per Windows, per Windows Phone, per MacBook. E come funziona? Una volta scaricata l'app, si carica un credito con o con carta di credito o con PayPal, dopodiché quando diciamo lo smartphone dove è stata l'app identificherà automaticamente la zona del territorio dove si può iniziare la sosta e proporrà una tariffa. In questo caso diciamo per Poggio Marino è facile perché c'è soltanto una tariffa lunga per tutta la città, ma pensate che in altre città magari territorialmente a seconda della posizione ci sono diverse tariffe, quindi l'app propone la tariffa che secondo lui è più coerente con la posizione. E dopodiché si inizia, si digita la targa del veicolo e il numero di strada, si conferma l'operazione e parte la sosta. Da quel momento in poi, diciamo, l'app, prima della scadenza della sosta, avvertirà 5 minuti prima della scadenza della possibilità eventualmente di prolungare la sosta. Quindi pensate, uno a fare il servizio da un medico o da un altro professionista dove non sa i tempi certi per liberare e finire il proprio servizio, direttamente dall'app può decidere di prolungarla per il tempo che riterrà opportuno. Stesso discorso, se finisce prima dal medico, perché fortunatamente quel giorno non c'è tanta fila, ma non ci ha pagato meglio perché mi pensavo di rimanere 3 ore, può interrompere anticipatamente, quindi si vedrà sul proprio borsellino elettronico riaccreditare l'importo che era stato fatturato precedentemente. Riattiviamo il Poggio Marino alla luce della nuova gara d'appalto che è stata svolta precedentemente, riattiviamo il servizio a pagamento negli stalli blu sul territorio di Poggio Marino. Riteniamo che sia un passaggio importante perché si procede nella direzione che noi ci siamo prefissati nelle nostre linee di mandato, cioè quella di dare un po' di ordine maggiore alla circolazione, alla viabilità, alla sosta sul territorio comunale di Poggio Marino. È chiaro che questo è un periodo molto, tra virgolette, anomalo, però è anche vero che questo è invece quello più recente, un periodo in cui diventa importante il rilancio dell'intera città e soprattutto del commercio sul territorio comunale. E quindi le strisce blu vanno in questo senso, vanno nel senso di dare a Poggio Marino un maggiore ordine da un punto di vista di viabilità, di sosta. Il fatto di concedere la possibilità alle auto al servizio delle persone diversamente abili, la possibilità di sostare all'interno delle strisce blu in un determinato lasso temporale, che è dalla mattina dalle 9 alle 11 e il pomeriggio dalle 16 alle 17, e poi sempre nella prospettiva del rilancio dell'economia sul territorio comunale abbiamo fatto in modo che l'area mercato di via 24 maggio fosse esente dal parcheggio e quindi dalla attivazione delle strisce blu. Ringraziamo l'amministrazione che nell'immediato al suo insediamento ha dato una priorità assoluta affinché il nostro servizio avesse inizio e soprattutto avesse delle modifiche che andavano nella direzione di dare una maggiore risposta alle esigenze di una città.